Ricordate la storia del piccolo principe che nel suo viaggio nel cosmo incontra un vecchio signore che si dichiara geografo, ma dice di non sapere nulla di quello che lo circonda perché non ha esploratori in grado di descriverlo. Anzi, invita il piccolo principe a descrivere il pianeta Terra, che sembra un pianeta che prometta molto, molto bene. Ecco, io nella mia vita ormai non sono più un piccolo principe, ma sono il vecchio signore, il vecchio geografo. Ho invece dedicato tutto il mio tempo libero alla conoscenza diretta, cioè all'esplorazione di tutto quello che ci circonda, che è in continuo cambiamento. Quindi ogni cambiamento va conosciuto, cioè esplorato, descritto ed interpretato. Ecco, vorrei solamente delineare alcune delle tappe fondamentali di questa mia lunga esperienza. Ho naturalmente svolto un'attività di alpinista sulle Alpi, che proprio poco alla volta si è ampliata, e questa esperienza mi ha permesso di organizzare moltissime spedizioni sempre scientifiche e alpinistiche in tutte le parti del mondo. Ne ricordo solamente una, quella del 75 nell'Artico canadese, nella terra di Baffin, durante la quale insieme con un amico geologo abbiamo esplorato ghiacciai e scalato anche una montagna che abbiamo dedicato al CAI di Lodi. Ma fondamentale è stata la conoscenza col geologo Ardito Desio, che a 90 anni aveva ancora tutto l'entusiasmo di un ragazzino e aveva fondato una associazione, Everest K2 CNR, per studiare tutti gli aspetti scientifici del Karakoram e dell'Himalaya, e aveva anche creato una base fissa chiamata Piramide, c'è ancora, situata a 5.000 metri alla base dell'Everest. Ecco, per questo programma del CNR io ho per 4 anni, insieme con la tibetologa Hildegard Diemberg, ho girato tutte le vallate delle montagne superiori a 8.000 metri di quota per studiare la cultura spirituale e la cultura materiale in modo comparativo. Ecco, contemporaneamente a questa attività di esploratore ho svolto la mia attività fondamentale, quella di geografo, però nel campo della didattica della geografia. Geografia intesa proprio come esplorazione del mondo che ci circonda. Ho scritto numerosi corsi di geografia, dai paesaggi dell'uomo al mondo dell'uomo, al pianeta Terra, a vivere il mondo. Ancora adesso sono impegnato nel progetto di un nuovo corso di geografia. Poi, altri momenti importanti della mia vita è stato l'incontro con Beppe Tenti e con Overland, no? Ricordate quei camion arancioni che hanno girato tutto il mondo. Ecco, io ho partecipato adesso a 3 o 4 di queste spedizioni scrivendo i libri relativi. E poi fondamentale è anche la mia partecipazione a Trek in Italia. Trek in Italia è un'associazione no profit diffusa ormai in tutta l'Italia, che proprio si propone di promuovere l'attività del trekking come attività sociale, di conoscenza di noi stessi, ma anche di conoscenza di tutto il mondo che ci circonda. Io per Trekking Italia, naturalmente, vista la mia deformazione professionale, curo soprattutto l'aspetto del trekking scolastico. Non c'è niente di più bello che portare i ragazzini delle scuole a fare un'esperienza di geografia sul campo, anche con un pizzico di fatica. E poi l'ultimo importante attività che mi vede molto impegnata in questo momento, soprattutto nel turismo sociale, e sto cercando di realizzare dei programmi che permettano a gruppi della terza età, CRAL e così via, e di conoscere le bellezze dell'Italia, soprattutto quell'Italia minore, cosiddetta minore, meno conosciuta, ma ricca di valenze naturali e artistiche. Ecco,
Questo è solamente qualche momento della mia attività di vecchio geografo. Naturalmente nel sito poi vedrete i particolari. Quello che mi preme invece sottolineare è che il motto, lo slogan che ha animato tutta la mia attività e che è nato proprio nel contesto del Museo Etnografico Naturalistico della Valmalenco. Un slogan che io poi ho portato sempre, ho portato al Club Alpino Italiano, ho portato alla rivista del Trekking, ed è camminare per conoscere, camminare non solamente per svolgere un'attività fisica all'aria aperta, ma per conoscere il mondo naturale e umano che ci circonda. Conoscere e naturalmente poi proteggere tutto quello che di bello ruota intorno a noi. E adesso buona visione del mio sito.